La Fedra non risparmiava sulle barricate. A Boston mancava spesso il cibo. La fame rende disperati. Quinta e Spring. Guarda quelle vetrate decorate. Ormai sono rare. Ehi, hey, Valiant Music Shop. C'è qualcosa di utile qui? Ehi, forse ho trovato il tribunale. E chi te lo dice? Vedi quella scritta? Quella in alto, tribunale. Ah, brava. Che fiuto, detective. Beh, proviamo. Cerchiamo ancora.
Sa che avrei fatto fossi rimasta. Forse sarei entrata in quell'esercito di stronzi. Impossibile. Non ti ci vedo a prendere ordini in moto. Già, hai ragione. Detto tra noi, credevo che la ZQ di Seattle fosse molto più... Già, forse sono tutti nascosti al Serevena. Secondo te quanti sono i membri del WLF? Beh, almeno 8. Speriamo di non avere sorprese. Andrà tutto bene, ma dobbiamo stare allerta e cercare scorte utili. A Joel non piaceva il caffè? Scherzo. Ha scambiato metà della sua roba per un sacco pieno di semi. Per me fa schifo. Sa di merda bruciata. Infatti. Altro che gusto acquisito. C'è scritto Barcos. A cosa pensi che serva? Non ne ho idea. Cerchiamo in giro. Io direi di controllare. Ok, abbiamo quel che ci serve. Ellie, Shimmer non si sente bene. Come? Cosa potrebbe avere? Una febbre da cavallo. Ah, cavolo. Dai, questa era carina. Sentito? Sì, sentito. Infatti. Viene proprio dal tribunale. Sarà un bel casino, vero? Almeno siamo pronte. Cacchio, è questa. Vediamo cosa c'è. Cos'è questo posto? Sembra qualcosa del WLF. Che cos'è? Sono piani per colpire un convoglio Fedra. Sembra un posto antico. Sì. Secondo me non ci viene nessuno da anni. Proviamo a guardare. Buni e Ghost sarebbero impazziti qui. Chi? Due gatti che avevo prima di trasferirmi a Jackson. Ma non sembravano troppo disposti a venire con noi, quindi
A volte mi mancano quegli stronzetti arruffoni. Hai mai avuto animali? No, non fanno per me. Ma forse quando sarà tutto finito prenderemo un cucciolo da strapazzare. Ok, ci sto. Cos'è quello? Propaganda del WLF. Mi ricordano le luci a Boston. Nel New Mexico c'erano quei bastardi dei corvi. Si definivano protettori della Costituzione. E chi erano? Ex membri della Fedra allergici alle regole. Vivevano di estorsioni. Gente di classe. Cavolo. Già. Attenzione!
Ok, è andata? Non sento niente. Ehi, mi aiuti? Arrivo. Eri mai stata dentro un tribunale? No. Vuoi dire che non ti sei mai cacciata nei guai a Boston? Ah, più di una volta, ma senza arrivare in tribunale. Il parcheggio. Ci sarà benzina, vero? Almeno secondo gli appunti. Beh, scendiamo. Il parcheggio. Ci sarà benzina, vero? Almeno secondo gli appunti. Beh, scendiamo. Può tornare utile. Cosa dice? Doveva essere un comandante della Fedra. Il VLF le aveva accerchiate e stavano fuggendo. Quanti saranno se sono riusciti a sconfiggere l'esercito? A volte bastano pochi uomini, ma spietati. Dobbiamo stare attenti.
Cerchiamo di usare la testa. Ok, Jessie. Ok, calma, ricontrolliamo. Vediamo cosa hai per me. Se l'è cercata, direi.
Che sono finiti. Quei Fedra non sono neanche usciti dal parcheggio. Cavolo. Ora cerchiamo la benzina. Ehi, benzina. Ah, avanti. Niente. Stai scherzando? Ma sei enorme. Sì, ma vuoto. Beh, andrà meglio alla cupola. Come facciamo a tornare fuori? Possiamo arrampicarci per lì. Eccomi. Forza! Ok, lascia. Brava, piccola. Grazie. Ok, depenna al tribunale dalla lista. Ora cerchiamo la cupola. Io direi di cercare oggetti utili prima di proseguire. Se non altro qui c'è silenzio. È strano girare una ZQ senza rumori di canne. Oh, spari ed esplosioni. Mia sorella evitava le ZQ. Proprio per questo motivo. Diventava sempre più paranoica. A volte si svegliava urlando nel cuore della notte. È terribile. Teneva sempre uno zaino pronto per scappare al minimo segnale. Non restavamo mai nello stesso posto per troppi giorni. Era una tortura. Deve essere bello avere una casa, vero? Già. Nei primi giorni a Jackson ero sopraffatta da tutta quella gente. Io ero sopraffatta dalle abbuffate. Ricordo le abbuffate della prima settimana. Facevo scorte di cibo per paura che potesse finire.
me ne ero accorta. Non è vero? Certo, e mi chiedevo, chi è questa mingherlina che ruba la carne essiccata? Non ho rubato troppa carne. Cosa? Come dici, Shin? Ma dai! Ah, no. Ellie, Shimmer chiede una stalla più grande. Perché? Perché ha voglia di uno stallone. Ho creato un mostro. Esatto, è tutta colpa tua. Qualcuno si è accampato qui. Sembra recente. Dici che era Tom? Può darsi. Triste. Ehi, su quell'edificio sembra esserci una specie di cupola.
Sì, hai ragione. Ora è sulla mappa. Me lo segno. Che cos'hai qui? Ehi. Cos'è? Parla di scorte in una banca. Io direi di controllare. Ormai non se ne vedono più. Accidenti, è proprio bello.
Caspita, chissà come doveva essere ai tempi. Potevi metterti qui, suonare qualcosa. Con questi strumenti potremmo mettere su una band. Ah, tu non sai suonare. E allora? Posso sempre imparare. Guarda un po'. Oh, wow. Un ritmo a dir poco travolgente. Secondo me, ho talento. Ammettilo. Che ti amo? Fa come vuoi. Formeremo una band. Beh, puoi essere la mia groupie. La tua cosa? Sai... Le band erano attorniate da fan sfegatate che le seguivano ovunque. Non è quello che sto già facendo? Beh, più o meno. Qui ci sono alcuni dischi. Gli Slick Habit. Sick Habit. Cambia poco. L'abbiamo ascoltato insieme giusto un centinaio di volte. Lo ascoltavo solo perché ti trovavo carina. Thank you.
Che cos'era? Niente. Beh, non era male per essere niente. Ricordi quella notte al falò? Certo. Perché non mi hai baciata? Avrei voluto. Anch'io. Va bene. Rimettiamoci in marcia. Sì.